street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls with the curls in their hair, while the shot to men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. Napoli in the World Magazine, ci troviamo all'interno della palestra Picardi Box, una bella realtà al palazzetto dello sport di Casoria. Siamo in compagnia di Antonio Picardi, ex campione d'Italia. Sì, hai detto giusto, ex campione d'Italia, anche se ho partecipato 6 volte al titolo europeo, gradualmente non ho mai riuscito a vincere questa grande soddisfazione anche per Napoli e Casoria, questo titolo europeo che io ci sono andato molto tempo vicino. Adesso stiamo avendo una buona realtà delle cose, abbiamo dei ragazzi promettenti, dei ragazzi di valore. Ricordiamo, siamo qui anche per presentare ciò che avverrà venerdì 2 dicembre al Palamaggio di Caserta. Venerdì ci sarà l'esploit dei migliori pugili italiani che affrontano questo torneo, diciamo, torneo da professionisti che combatteranno a Caserta venerdì 2. E c'è in programma i migliori pugili della nazionale italiana, che sono, diciamo, Clemente Russo, Valentino, Vincenzo Picardi, altri pugili, due pugili che hanno adottato come pugili stranieri, che questa è una Champions League di pugilato che fanno, e c'hanno anche degli ingaggi di ragazzi volenterosi e forti, diciamo. L'appuntamento quindi è per il 2 di dicembre alle ore? Alle ore 20 a Palamaggio di Caserta. All'Antonio Picardi, ex campione d'Italia, ma attuale gestore di una così bella realtà, quella che stiamo vedendo qui noi stasera, volevo chiedere però i punti di difficoltà e invece i punti belli nel gestire una situazione del genere. Ma il bello è sempre chi fa sport, ci sono dei ragazzi stupendi, dei ragazzi promettenti. La realtà è questa, di andare avanti, stringerci sempre di più e dare il massimo. Poi tutto quello che viene sarà tutto bello, perché chi fa sport fa vita veramente. Il comune vi aiuta? Certo, ci stanno vicino, magari ci possono dare qualche possibilità un giorno di organizzare la suddetta manifestazione, questa qua di Milano Tandem, che forse verrà sicuramente, facciamo qua a Palazzetto di Casoria. Spero che ci danno una mano su questo. Ciao Antonio, allora, a proposito per quanto riguarda gli sponsor, a proposito per quanto riguarda Casoria, noi vogliamo fare un bel messaggio a tutti gli imprenditori di Casoria per dare non aiuto, ma per collaborare veramente a una grande realtà di Casoria. Magari su questo, perché fino ad oggi è stato molto difficile approdare uno sponsor per questa disciplina che, diciamo, è un po' di serie B, diciamo, però se ci dessero una mano magari saremmo pure noi ai massimi livelli a dire anche la nostra. No, grazie a te Antonio, quindi guardiamo direttamente nelle telecamere e diciamo a tutte le persone imprenditori di Casoria che veramente che qua c'è una grande realtà, è una grande collaborazione, specialmente per i giovani che in questo periodo veramente, io vedo che ci sono tanti giovani che veramente qua in palestra che si allenano e danno tutte le loro giustamente forze per poter arrivare a un loro traguardo, e quindi agli imprenditori diciamo di investire anche nella box Picardi. Come? Sarebbe bello avere, perché diciamo a parte gli iscritti che ci sono, abbiamo anche ragazzi di valore, ragazzi che promettono, che magari un domani, io ho detto già anzi prima, possiamo arrivare a quello che sta facendo Vincenzo e ci darà, e poi i pugili Campania, non vogliamo dimenticare Clemente Russo, Valentino, che sono pugili di valore, magari ci arriveranno pure loro con un po' di sacrifici e cose. Grazie Antonio. Facciamo così, vogliamo far presentare ad Antonio per la Napoli in the World Magazine qualche astro nascente della box italiana. Noi proprio domani sera, all'appuntamento di venerdì è il 2 dicembre, domani 1 dicembre c'è un impegno con dei ragazzi che promettono, anche se un ragazzo di loro ha 14 anni, però è una promessa, e domani lo faccio debuttare. Come si chiama? Si chiama Miraglia Michele, è un ragazzo di buone speranze, però ho detto hanno 14 anni, arrivare a quel livello là ci vorrà del tempo, devono fare tanti di quei sacrifici e nel contesto tempo devono anche capire che è uno sport duro, penso come tutti quanti gli altri sport. Grazie. Uno degli allievi della palestra di Picardi, come ti chiami? Antonio Argano.
Che categoria? 69 kg pesi welter. Bocca al lupo per tutto. Grazie, grazie a voi. Allora Antonio, qui nella tua palestra, nella vostra palestra, abbiamo tanti atleti che sappiamo si allenano da professionisti e poi... qualcuno diciamo si allena anche da amatoriale, che è uno sport che piace, anche prendiamo l'amico qua che è stato anche un pugile dilettante, poi dopo ha smesso e adesso ci piace allenarsi e avere questa continuità di stare in palestra come tanti atleti che fanno anche attività pugilistica a livello... sia amatoriale che agonistica. Quindi un esempio concreto l'abbiamo con, ti chiami? Raffaele. Niente, è uno sport completo, le sue molteplici sfaccettature praticamente prepara l'atleta ad ogni tipo di sforzo fisico, quindi migliora la salute e l'efficienza cardiaca, che è importante. E quelle categorie? Supermedi, 78 e 4. Si sta preparando per? Adesso per nulla, perché ho sospeso l'attività agonistica al 2007, però continuo ad allenarmi perché fa bene, mi tiene in forma. Tutto qua. Quindi il sano concetto della sportività? Sì, sanissimo concetto della sportività, perché è inteso proprio come lavoro aerobico, quindi 100-100 la sportività. Grazie. Antonio, allora come abbiamo visto, non soltanto ci si viene qui ad allenare per prepararsi ad un qualcosa, che siano Olimpiadi o campionati italiani, ci si viene qui anche per rilassarsi e per tenersi in forma, in quel concetto di sport che fa sempre bene. Rilassarsi tanto non direi, perché è un lavoro, si allenano duro tutti quanti, anche se sono amatoriali. Però io tempo indietro i pugili amatoriali, non è che li coltivavo tanto e così, però ho visto che serve per immagine, danno la possibilità di capire questo sport come è fatto, non è violenza, si rendono conto che è uno sport bellissimo, non è uno sport di, come ho detto poco tempo prima, di non essere uno sport violento. E nello stesso tempo loro continuano, portano anche i ragazzini suoi che poi diventano pugili con noi, passano da loro da padre e figlio e rimangono in palestra. El real. Ma tú si quieres que te trate bien a tu mamá en una sala de un hospital. Tú no quieres enfrentar la diversión, chale cuando iba hay un cañón. Tú no quieres, tú no quieres. Una mañana al recibir un dinero, mientras contaba él sintió un arma de fuego que detonó varias veces en su cuerpo. Luego se fueron y lo dieron por muerto. De aquel amigo que siempre ignoró. Al escuchar los disparos corrió y lo encontró en el suelo malherido. No lo pensó para ayudar a su amigo. Tomó el volante y lo llevó al hospital y los doctores lo pudieron salvar. Esto no cuento monto, esto es real. Uno nunca sabe a quién va lo que tú te estás buscando. Tú no quieres un caso federal, una maldita guerra personal. Tú no quieres encontrar tu hogar vacío porque tu familia lo ha perdido. Tú no quieres. Ed eccoci in compagnia del mister della Milano Thunder Damiani, insieme ai suoi allievi. Salve, buonasera, intanto a Napoli sempre delle bellissime realtà. Ma certamente, vedo anche che la palestra è ben gremita, quindi devo dire che Antonio sta facendo un buon lavoro con questi ragazzi. Siamo contenti di essere qua, domani
spero che veniate in tanti a vedere questi ragazzi che si confronteranno con Ostana, una squadra abbastanza forte, e ci vuole il tifo di Napoli. Lanciamo quindi l'appuntamento per il 2 dicembre. Il 2 dicembre al Palamaggiò, Italia, Milano Dolce Gabbana Thunder contro Astana Airlines. Sono, come si chiamano? Airlines. Un bel incontro, ci saranno 5 incontri, tra cui anche quella di Vincenzo Piccardi, sarà il primo della serata. Vi vogliamo in massa, ecco, a questo calore che qui stasera ci state dimostrando, lo vorremmo anche venerdì al Palamaggio. Damiani, però presentiamo anche oltre ai Piccardi gli altri dei 5 per venerdì. Dunque, adesso qui c'è Piccardi, Parinello, che anche lui fa parte della Dolce Gabbana, stessa categoria. Poi ci sarà Domenico Valentino, campione del mondo a Milano nel 2009, combatterà anche lui contro un avversario di l'anno scorso, ha raggiunto la finale individuale. Poi ci sarà Dereviachenko Sergei, l'ucraino, poi il francese Ludovic Brugè e infine Clemente Russo di Supermassi. Quindi diciamo, questa è la composizione del tutto. Da non perdere, quindi. Ma sicuramente sarà una serata, una gran bella serata. Devo dire che almeno fino adesso le serate della World Series non hanno deluso. È un incontro, non li vedremo con la maglietta, li vedremo senza maglietta in semi professionismo, che metterà questi ragazzi.